Non so se volesse uccidere esattamente lei, ma sicuramente lei aveva l'elmetto con scritto Press blu, aveva il giubbotto antiproiettile blu con scritto Press, il cecchino. Sicuramente voleva uccidere un giornalista arabo. I got threatened by the Israeli army. Sono stata minacciata dall'esercito israeliano. Mi hanno sparato in casa mia. Sono scappata da Gaza City sotto i proiettili dei cecchini sparati contro la mia macchina. Specialmente nei primi 2 mesi di guerra, la sensazione era che ogni cittadino di Gaza, non importa se giornalista o meno, fosse un terrorista. Abbiamo ragioni sufficienti per essere profondamente preoccupati per il fatto che l'esercito prenda di mira i giornalisti. Quando entrerete, non troverete più Gaza come la conoscevate, per chi l'ha vista, e non troverete nemmeno tutto quello che è stato distrutto. No, non c'è più Gaza. Israel must open Gaza to journalists and Israel's allies must insist on it. Justice and democracy depend on it. Sono Anna Maria Selini e state ascoltando La guerra dei giornalisti, un podcast prodotto da Altra Economia.